Eccolo qua. Che posto, eh? Zac. Ah, zac. Ho il tappetino là. Vai, vai, vai. Copi, copi, vai, vai. Salta, salta giù. Pietra, pietra. C'era la pietra? Allora. Beh, fatto. Questo mettiamolo qua così. Grazie. Qua ti voglio questo. Ma io sono un esperto. Non ho capito niente. Non so cosa dirti ancora. Questa macchina da qua? Il mio dito? Ah, eccolo così. Non è per compleanno, te regaliamo uno nuovo. Sì, un altro strafaniccio. Come state? Bene. Potete venire fin sotto, qua. Tanto stavo a filmare da qua in là. Allora, questo metto qua. Uno. Questo mettiamo qua. Due. Ah, tu vedi che non c'è neanche bisogno. Tre. Sha. Sha. Eccolo qua. Sì, ho fatto tutto. Abbiamo invaso il bivio qua. C'è gente che viene qua da... Non è così. Questo che non mi svoli via questo, se mi sperdo questo sono uomo morto. Te vedi, preparo tutto e dopo mi dimentico di accenderla. Te capisci che sei grave la situazione. Ti ho detto che la funziona tutta sola.
No, questa è anche una funzione che ti potresti mettere, diciamo, attivarla con un comando vocale, tipo accenditi, ecco. Ma non ho coraggio di attivare sta roba. Non lo so. Mi fa ansia uno. Una macchina che si accende solo qua. Almeno un comando fisico, no? Ok. Ah. Incrociamo le gambe. Incrociare le gambe nello yoga ha anche un valore simbolico. Incrociare le gambe significa un po' frenare gli arti, fermare un po' l'attività motoria per andare a lavorare sull'intenzione, su una cosa meno esplicita, più interna. Possiamo andare bene giù le spalle, rilassa bene la mandibola. Anche rilassare la mandibola. Assicurati che i denti non si tocchino, perciò non stringere i denti. Rilassa bene la lingua e portiamo la punta della lingua sulla parte superiore della cavità buccale. Ciò che tecnicamente si chiama Kekari Mudra, toccare il cielo. Regaliamoci dei bei respiri, senti l'aria fresca. Senti l'aria leggermente più calda che esce sempre attraverso le tue narici. Prenditi il tempo per sentire. Cerchiamo questa sorta di immobilità del corpo. Per poter approfittare di questo silenzio somatico per sentire in profondità, per andare a dare uno sguardo nelle nostre profondità. Risuoniamo con un om. Cosa è successo? Cosa? Stuccio. Io sono sordo proprio. La signora ma si è armata una stuccia. Una stuccia con i soldi e le chiavi. Almeno ho visto qualcosa. Peccato che non ho acceso prima le telecamere che filmava tutto. No. Era nella borsa? Sì. Dentro. Con le chiavi dell'auto e quelle di casa. Nella borsa sua? Sì. Le posso chiedere una cosa che succede spesso anche a me? Ricontrolli bene nella borsa, già controllato. No, ma è una stessa. Ah, grande. Poi dove sarà vista? Lei? Ma io non ci ho portato d'ora qua, eh. Ma e lei era con me. Ah, si vuole vedere, anche lì il mio borsone, guardi dentro. Io sono arrivata per prima, sì. E lei era qua, eravamo le quattro persone, sì. Dopo, cioè, non so, se vuole guardare nelle nostre, sì, magari gliel'hanno presa prima, sì, ce l'ho io, perché ero più bassa, sono andata a prendere il biscotto. Lei era qui? Sì. Lei era qui. Io ho la borsa, se vuoi vediamo le cose qua. Eravamo io, lei e il signore, no? Io
la controlli, no? Chiami sì. La polizia se no qualche sospetto. Si faccia, se, no, ad esempio, controlli dentro il mio borsone. No, ma così si. Ma così si toglie lo sfizio. Vada dai, su, un secondo. Ma se avessi visto. Venga a vedere, abbiamo le borse, venga a vedere, se no chiami i carabinieri, sospetti. Magari a casa. Magari è stato il primo che lei ha riparato, penso, magari la vita della prima. Ce l'ha con te, te dico subito. Ecco, no. Eh sì, se sta chiedendo a noi che siamo un gruppo, che fa yoga, Ahimsa. No. Sapete quali sono le prime due regole dello yoga? Sono due regole etico-morali, si chiama Yama e Niyama, che assomigliano molto ai nostri comandamenti. Una delle proprio cose che si dice all'inizio, prima di incominciare la pratica motoria, la pratica fisica, proprio gli Yama sono le indicazioni etico-morali, che assomigliano ai nostri comandamenti. Non rubare, non ammazzare. Vabbè. Vabbè. Lasciamo bene giù le spalle. No. Liberiamo un attimo il collo, facciamo delle piccole flessioni con il collo. Associamo questo movimento al respiro. Inspiro quando vieni in su, vai verso l'estensione, e espiro quando vai verso la flessione. E piano fermati con il collo più o meno sopra le tue spalle. E stavolta facciamo delle flessioni estensioni con il tratto toracico. Perciò estendo la parte toracica, cuore verso il cielo, e poi fletto il tratto toracico senza prendermela tanto con il collo. Fletto, estendo il tratto toracico. E anche questo lo associo al respiro. Inspiro quando estendi. Espiro quando fletti. E piano ti fermi al centro. Adesso vi chiedo una cosa un po' complicata, di associare questi due movimenti, ma in maniera inusuale. Flettiamo il rachide toracico, ma estendiamo il rachide cervicale. E poi estendiamo il rachide toracico, ma flettiamo il rachide cervicale. Continuo un paio di volte questi movimenti di flessione del rachide toracico, estensione del rachide cervicale, e poi estendo il rachide toracico, ma fletto il rachide cervicale. Senti che c'è prima un aumento di tutte le curve e poi una rettificazione di tutte le curve. Quando fletti il rachide toracico ed estendi quello cervicale, la tua schiena fa come una S, come una biscia. E poi invece quando estendi il rachide toracico e fletti il rachide cervicale, diventi come una I, come un asse. E piano ti fermi al centro. Non sono movimenti semplici da organizzare. Facciamo un bel respiro.
e piano lascio. Apriamo bene le gambe. Senti questa apertura a livello delle anche. Appoggiamo una mano davanti, una mano indietro. Spingi con le mani, ruota il tronco e andiamo a guardare dietro. Restiamo qui qualche respiro. Le mani spingono, la schiena si allunga. Il respiro non è bloccato. E anche in questa posizione in cui abbiamo il rachide toracico completamente ruotato, liberiamo il rachide cervicale e andiamo a guardare in avanti solo con il collo, senza muovere le spalle. E poi la testa torna a guardare dietro. Perciò cerchiamo una mobilità del tratto cervicale su un rachide toracico in torsione. Cerca di mantenere il piano mandibolare parallelo al pavimento. Non dimenticarti di respirare. Senti questi movimenti attorno all'asse verticale. Devi individuare l'asse verticale e muoverti attorno, girarci attorno. Restiamo con la testa a guardare dietro. E poi lasciamo un ritorno elastico, torniamo al centro. Cambiamo, appoggiamo la mano sinistra avanti, la mano destra dietro. Spingi bene con le mani. Lasciamo andare in torsione la testa, il tronco, tutto. Guardiamo verso dietro. Piano mandibolare parallelo al pavimento. Lasciando la schiena, le spalle, tutto il rachide toracico in torsione, mobilizziamo solo il tratto cervicale. Guarda avanti e poi vai a guardare dietro. Senti dove si esplica il movimento, proprio questa cerniera toraco-cervicale, proprio dove finisce il rachide cervicale e inizia quello toracico, è lì che avviene molto movimento e anche ovviamente a livello delle prime vertebre cervicali. Resta con lo sguardo indietro e piano torna al centro, riposiziona bene il corpo al centro. Respiro un attimo al centro. Distribuisci anche bene il respiro in maniera simmetrica tra i due emitoraci. E piano lascia e libera. Affrontiamo le piante dei piedi. Lasciamo scivolare le mani dal bacino fino alle ginocchia, fino alle caviglie. E piano lasciamo cadere i gomiti in avanti. Resta qui dei bei respiri. Rilassa bene le ginocchia. Lascia pesare bene la testa. E lentissimamente torna. Distendiamo tutti la gamba destra, portiamo il piede sinistro oltre il ginocchio destro, con la mano destra crea un vincolo o sul ginocchio o con il gomito, appoggia la mano indietro e andiamo dolcemente in torsione. Marichasana, allungati. Davide, tu dall'altra parte? Sì, perfetto. Dall'altra parte, sì. Anche lei dall'altra parte. Vabbè, diciamo...
con la mano destra, col gomito destro, prendo il ginocchio sinistro. Vedo che ha proprio questo vincolo, dall'altra parte, sì. No, no, lei. Sì, no, tu sei giusta, tu. Sì, dall'altro lato, l'altra mano, no, ma la gamba era giusta, la mano solo. Perfetto, quello è un marichasana, proprio come la tradizione vuole. Schiena lunghissima. Senti questo lavoro di torsione a livello anche osseo, a livello vertebrale, a livello scheletrico. E piano lascio, libera. Appoggiamo il piede sinistro a terra, mani indietro e ci troviamo perciò con la gamba destra distesa, piede sinistro piegato, mani ben in appoggio, non mani vicino al bacino, le mani lasciamo andare un po' dietro rispetto al bacino, dita in avanti se puoi. Se hai problemi con le spalle, lascia andare le mani dove vogliono loro. Lo facciamo in tre fasi, avvicina le scapole, perciò le scapole si avvicinano e senti che il petto, il cuore si apre. Spingi col piede sinistro, hai lui il motore, il piede sinistro spinge, il bacino si solleva. E poi, se vuoi, lascia cadere la testa indietro. Se hai problemi con il collo, non lasciar cadere la testa indietro, ma guarda proprio lo zenith, il punto più alto. Guarda in alto e non indietro. Spingi bene con il piede, spingi bene con le mani, fai salire bene sul bacino. E lentamente giù. E piano cambio, distendi la gamba sinistra, prendi il piedino destro, lo porti oltre il ginocchio, mano sinistra o sul ginocchio o con il gomito, o se sei molto mobile anche puoi andare con la spalla, sì. Allungati bene, la mano che sta dietro spinge, schiena lunghissima. Resta qui qualche respiro. Senti la continuità, la linearità della tua spina, della tua colonna, come una scala a chiocciola che va su esattamente in verticale, pur attorcigliandosi, pur girando su se stessa. E piano lascio, torna al centro, appoggiamo il piedino ben a terra, più o meno a livello del ginocchio, questo è un buon parametro, perciò non chiuso, non avanti, proprio a livello del ginocchio, appoggiamo le mani, patacca, dietro, sono mani che spingono, il piede spinge, ma prima di fare tutto avviciniamo le scapole, questo, senti le scapole che si avvicinano, lascia la parte anteriore aprirsi, spingi con il piede spinge, piano vieni su. Se hai problemi con il collo puoi guardare in avanti o su, se non hai problemi con il collo lascialo cadere indietro. Bei respiri qui. E pianissimo giù. Distendiamo le gambe. Scivoliamo con le mani verso le ginocchia, sulle tibie, verso i piedi. Se vuoi prenditi, se riesci, se ti è comodo, prenditi con le mani i tuoi piedi. Se no vanno benissimo caviglie, tibie. E qui facciamo un esercizio respiratorio. Inspiro, gonfia la pancia, gonfia il torace fino alle clavicole, guarda proprio in avanti. Espirando, fuori l'aria dalle clavicole, lascia cadere la testa, torace, lascia cadere il torace, pancia, lascia cadere la pancia sulle tue cosce. Inspiro, pancia, torace, racchiede cervicale, guarda in avanti.
Va bene anche se c'è le mani qua, non cambia niente. E espirando lascia cadere la testa, fuori l'aria dalle clavicole, torace, lascia cadere le coste, pancia. Lascia proprio sedimentare la pancia sulle tue cosce. Come un paio di volte, fallo con il tuo respiro. Senti questi micro movimenti a livello della colonna, ben sostenuti dal respiro. Lasciamo cadere giù le mani. Aiutati con le mani e piano piano ci mettiamo in questa posizione. Avvicina i piedi, Dandasana, il bastone, piedi lateralmente al bacino, mani patacca sul pavimento. Anche qui avvicina un po' le scapole che hanno sempre la tendenza a rotolare un po' in avanti. Mani spingono, piedi spingono. Cerca questo parallelismo tra le piante dei piedi e la tua colonna. Immagina proprio di essere in mezzo a due muri, un muro, su un muro appoggi i piedi, sull'altro muro, in un corridoio molto stretto, stai appoggiando la schiena, in una sorta di morsa. Sorridi. Anche nelle avversità. Le mani spingono un po'. Senti questa dolce spinta delle mani come agevola un po' la colonna. Poi piano lascia e tu hai proprio questo muro dietro, una bella sensazione, un'ottima sensazione proprio di spinta. Quando lavoro uno a uno, proprio dove vado a mettere le mani, proprio sulla schiena, vai a sostenere le varie zone della schiena. Le mani si staccano, si agganciano sopra la testa, ruoto i palmi delle mani verso l'alto e vado a spingere. Spalle rilassate in giù, sguardo proprio esattamente in avanti, mento parallelo al pavimento, mani spingono in su, bacino spinge in giù, piedi dolcemente attivi, anche se siamo fermi senti quanto lavoro c'è, cerca di non irrigidirti, cerca di continuare a crescere come una piantina che sfida la gravità. Cresci bene verso l'alto, non smettere di crescere. Piano, le mani vanno in avanti, si liberano e lascio. Okay. Le mani vanno dietro, palmi verso avanti e questa volta lo facciamo con il vinyasa, con il respiro. Puntiamo i piedi, inspiro. Espirando fletti le caviglie, punta i piedi, inspiro, espirando fletti bene le caviglie, punta i piedi, in, espirando fletti, la stessa identica cosa sollevando anche il bacino, inspiro su, espirando giù, fletti bene le caviglie, inspiro su, espirando giù, inspiro su, espirando giù, resto, libera le mani, mani sulla parte anteriore delle cosce, ancora due respiri in Dandasana, nel bastone. E piano lascio. Incrociamo le tibie, mani in avanti, spingi con le mani in avanti e vai giù. Ovviamente se hai problemi alle ginocchia, sì, vai piano. E piano, una bella posizione quadrupedica. Sì. Scodinzoliamo un po', scodinzola, scodinzola.
Senti quanto la bassa schiena, la zona lombare ha bisogno di questi movimenti. Approfitta perché sono movimenti che non sono in carico e agevolano tantissimo i dischi intervertebrali. Muovere la schiena quando siamo in piedi, perciò con la schiena sotto carico, è dal punto di vista biomeccanico completamente diverso che muovere la schiena in scarico. Qui siamo in scarico. Muovi, muovi, scodinzola. Anche la testa va nella stessa direzione dove va il bacino. E piano quando vuoi ti fermi. Inspiro, posizione della tigre, via grasana, arca la schiena. Espirando, posizione del gatto, spingi bene con le mani, spingi bene con le ginocchia, guarda l'ombelico. Inspiro, tigre. Espirando, gatto. Inspiro, tigre. Espirando, gatto, risucchia bene le pelvi, attiva bene le mani, risucchia bene il pavimento pelvico e l'ombelico. Inspiro, tigre. Espirando, gatto. Restiamo nella posizione della tigre in via grasana. Resta qua una bella tigre e mantenendo questa conformazione della colonna andiamo un po' avanti e un po' indietro. Anche movimenti molto piccoli. E piano ti fermi al centro. Posizione del gatto, arrotonda la schiena, risucchia bene l'ombelico e andiamo un po' avanti e un po' indietro nella posizione del gatto. E poi ci fermiamo esattamente con il bacino sopra le ginocchia e le spalle sopra le mani. E da qui facciamo tigre, via grasana, punta i piedi. Spingi con le mani, cane a faccia in giù facilitato, tieni le ginocchia piegate. Spingi bene con le mani, lascia cadere la testa. Un tallone alla volta, delicatamente si avvicina al pavimento. Spingi bene con le mani. Lascia cadere giù un tallone alla volta. Lascia pesare la testa. Non bloccare il respiro. Pianissimo, ti fermi, due talloni verso il pavimento, cane a faccia in giù, finito. E piano appoggiamo le ginocchia, tigre. Espirando, gatto. E pianissimo andiamo bambino, glutei vanno verso i talloni, rilassa bene le spalle e lascia cadere giù la testa. E restiamo qui qualche respiro. Testa pesante, spalle pesanti, glutei pesanti. Solo le mani camminano in avanti, inspiro, espirando, lascio cadere giù i gomiti, solleva la testa, in, espirando, un bel gatto, attiva bene l'addome, inspiro, tigre, arca la schiena, punta i piedi, scane la faccia in giù, andiamo su con il piedino destro verso il cielo. Cerca di mantenere il bacino ben allineato, piede a martello. L'alluce destro guarda il pavimento. Spingi bene con le mani, allunga bene la schiena. Piede destro tra le mani.
Lasciamo cadere giù il ginocchio sinistro, il collo del piede sinistro, ma soprattutto lasciamo cadere giù il bacino. Senti proprio il bacino che cade giù. Assicurati che il piede non sia più avanti rispetto al ginocchio. Se il piede è avanti rispetto al ginocchio, lo cammini un po' avanti. Appoggia bene giù la mano sinistra, mano destra sul ginocchio destro, spingi con la mano e facciamo ruotare la colonna verso destra e poi la mano va su verso il cielo. Lascia cadere bene giù il bacino, lascia pesare bene giù il bacino, lascia andare il bacino in avanti e verso il basso. Solo se te la senti, punta il piede sinistro e spingi il tallone sinistro lontano. Sguardo bene al palmo della mano. Piano la mano destra sul ginocchio destro, mano sinistra sul ginocchio sinistro. Puoi far tutto col ginocchio giù, se vuoi, senza nessun problema. E poi allineiamo bene il tronco. Le mani vanno su. Espirando, gomito sinistro oltre il ginocchio destro. Qualsiasi problema, puoi lasciare giù il ginocchio. L'altro gomito. Gomito sinistro oltre il ginocchio destro. Sì, esatto. È lui. Perfetto. Sì. Gomito sinistro. Gomito sinistro oltre il ginocchio destro. Sì, è lui. Sì, è molto più facile. Guarda il cielo. Spingi bene il ginocchio avanti, spingi bene il tallone indietro, allunga bene tutta la spina. E piano da qua, spingi bene col piede davanti. Inspiro, guerriero 1. Lo sistemiamo bene. Piede avanti, ben allineato. Tallone indietro, per ora ancora sollevato. Inspiro. Espirando, piano lascia andare giù le mani. Sì. Piede raggiunge l'altro piede. E poi glutei al cielo. Piede sinistro in alto. Piede a martello, bacino allineato. Mani in spinta. Piede tra le mani. Lo organizzi un attimo. Lasciamo cadere giù il ginocchio, collo del piede, ma soprattutto bacino. E un grande allungo proprio per i flessori dell'anca destra. Lascia andare bene giù il bacino. Non rimanere molto indietro nella posizione del cavalier servente, ma vai bene in avanti. Che tecnicamente nello yoga si chiama posizione equina. Mano sinistra sul ginocchio. Sì. Spingi bene con la mano, fai ruotare il tronco. Andiamo su con la manina a guardare il cielo. Spingi bene con la mano che sta sotto, allungati bene verso con la mano che sta sopra. Se vuoi, se te la senti, punta il piede che sta dietro e spingi il tallone lontano. Senti queste quattro forze molto precise. Una mano spinge giù, una mano tocca il cielo, un ginocchio spinge avanti, un tallone spinge indietro. Senti questi quattro vettori, queste quattro forze che ti espandono il corpo. Mano sul ginocchio, mano sinistra sul ginocchio, mano destra sul ginocchio. Piano, allinea bene il tronco. Sistema bene il tuo bacino. Senti questa posizione di equilibrio. È una posizione di equilibrio. Sì. Mani vanno su. Gomito destro oltre ginocchio sinistro. Cerca questo vincolo, questo appoggio. Sguardo al cielo.
Inspiriamo, le mani salgono su. Guarda il cielo. Sì, ci sistemiamo un po' nel guerriero. Spalle giù, ginocchio ben piegato, l'altro ginocchio ben disteso. Sguardo al cielo. Inspiro, espiro, appoggiamo le manine, piede raggiunge l'altro piede e i glutei al cielo. Cammina con le mani verso i tuoi piedi, 1000 piccoli passi. Senti quanto piacevole può essere questo movimento, ammorbidisci le ginocchia se hai bisogno e agganciamo con le mani le nostre caviglie, perciò creiamo un vincolo meccanico tra mani e caviglie e piano distendi le ginocchia, inspiro, fletti le ginocchia, espiro, distendi le ginocchia, inspiro. Fletti le ginocchia, espiro, distendi, in, fletti, es, inspiro, distendi le ginocchia, espirando, fletti, distendi le ginocchia e se vuoi, se puoi, stacca un po' i talloni, espirando, appoggi i talloni e fletti le ginocchia, inspiro, distendi le ginocchia, stacca i talloni, espirando, appoggi i talloni e fletti le ginocchia, inspiro, distendi le ginocchia, solleva i talloni, senti questo equilibrio, espirando, appoggi i talloni, fletti le ginocchia, in, distendi le ginocchia, solleva i talloni, espirando, appoggi i talloni, fletti le ginocchia. E poi rimani con le ginocchia morbide, un po' piegate, mani sulle ginocchia. Inspiro, stretch, allunga la schiena, guarda in alto, in avanti, arrotonda la schiena. Ancora un paio di volte questo. Inspiro, stretch, allunga bene la schiena. Cerca movimento in estensione della tua colonna. Espirando, fletti la colonna, guarda l'ombelico. Inspiro, estendi. Espirando, fletti, lentamente vieni su, una vertebrina alla volta, organizza bene la postura eretta, allinea bene lo sterno, rilassa bene le spalle, lasciale pesare giù le braccia. Occhi chiusi, rimani qui un attimo, resta qui dei bei respiri. Prendiamoci, apriamo gli occhi, prendiamo su il ginocchio destro. Lì. Sì. Apri bene il petto, avvicina un po' le scapole. Mano destra su. Sì. La stessa mano del ginocchio sale e poi la stessa mano del ginocchio fa un grande cerchio, va dietro e lo sguardo segue la mano. La mano torna su al cielo, il tronco si predispone ben in avanti, torna su. Espirando giù la manina, ginocchio sale verso il cielo, arrotonda la schiena e la fronte si avvicina al ginocchio. Piano su, ti allinei, espirando pianissimo giù. Prendi l'altro ginocchio su, prima assicurati che l'arto destro sia pronto a sostenerti bene, due mani ginocchio sinistro,
apri bene il petto, allungati bene verso l'alto, senti questa continuità tra l'arto, tra la gamba destra e il tronco. Sì, scapole ben vicine, mano sinistra su. Sì, questa linea continua. Poi, piano, il braccio gira dietro, fai una grande circonferenza, una grande circonduzione verso dietro, e rimani qui, sguardo alla mano. Bei respiri. Senti il centro, senti queste linee del tuo corpo. Piano la manina torna su, il tronco si organizza bene in avanti. Sì. Mano al ginocchio, mani al ginocchio. Ginocchio sale, la prima cosa faccio salire il ginocchio, verso la fronte. E poi fletto un po' la colonna. Questa non è un'asana semplice, perciò può essere anche solo simbolica, fallo piccolo. O se puoi, piano piano cerca di chiuderla. Piano torna su. Organizza bene la colonna. Espirando piedi vicini vicini. Incrocia le dita delle mani dietro la schiena. Yoga Mudra. Avvicina le scapole, apri bene il petto, espirando la testa rotola giù, le mani vanno su. Testa pesante, piedi che spingono, spingi bene con i piedi e le mani salgono. Senti queste tre forze, piedi che spingono in giù, testa che cade giù, mani che vanno su. Piega le ginocchia, ammorbidisci le ginocchia, libera le mani, appoggia le mani davanti ai tuoi piedi e andiamo nella posizione del gatto. E ci andiamo a deporre, proprio pancia sotto. Ti metti proprio nella posizione per cui questo spazio è stato fatto. Proprio prendi il sole. Cioè. È stato quasi progettato proprio per questa asana, per questa postura. Gira la testa dall'altro lato. E piano lascio. Appoggiamo la fronte sul tappeto. Mano piega il ginocchio destro, mano destra, caviglia destra, o piede destro, o se è troppo distante tutto ti prendi il pantalone da qualche parte. Sì. Spingi bene giù il pube, spingi proprio il pube giù. E piano, solleva un po' il ginocchio destro, senza sollevare la testa. Spingendo bene giù il pube, perciò il ginocchio va un po' verso l'alto, si stacca dal pavimento, la coscia si stacca un po', e piano giù, e libero. Piega ginocchio sinistro, mano sinistra, caviglia.
spingi bene giù il pube e piano, se puoi, stacca un po' il ginocchio dal pavimento. Senti che il corpo un po' tende a ruotare ed è normale, lascia che ciò avvenga. E piano, lascio. Libera le braccia, libera le gambe, muovi un po' il bacino. Appoggiamo le mani sotto le spalle, i talloni cadono verso fuori. Se riesci veramente cerca di fare questa geometria, talloni che cadono verso fuori, perciò un'intravatazione dei femori, e appoggiamo le mani sotto le spalle. Gomiti non toccano il pavimento, sono un po' sollevati. Spingi con le mani, piano vieni su con la testa, piano vieni su col tratto toracico, fino al pube che rimane giù, il pube rimane ben giù, scapole vicine, la testa qui. Se vogliamo giusto dare una percentuale, più o meno il 50% lo fa gli estensori spinali e l'altro 50% lo fa la spinta delle mani. Perciò non tutto mani, non tutto schiena. Bhujangasana, il cobra. Inspiro, pancia, torace, clavicole. Espirando, clavicole, torace, pancia. Come un bel respiro qua così, non essere troppo aggressivo, vai piuttosto un pochino più giù, e pianissimo scendi giù. Gira la testa da un lato, gira la testa dall'altro lato. E poi piano appoggiamo la fronte sul tappeto, mano destra, caviglia destra, perciò fletti il ginocchio destro, mano sinistra, caviglia sinistra. Spingi bene giù il pube, lascia giù le ginocchia per adesso, solleva la testa, avvicina le scapole. Le ginocchia un po' tendono ad aprirsi, perciò il quadricipite è un po' attivo nel tentare di tirare su un po' il tronco. E poi stacca anche le ginocchia. Tre bei respiri qua. Pancia, torace, clavicole. Clavicole, torace, pancia. E piano lentissimamente torna giù. Libera i piedi, stavolta i piedi vanno verso fuori, facciamo Makarasana, il coccodrillo, una mano sopra l'altra e appoggiamo la fronte sulla mano. Facciamo tre bei respiri con la pancia, gonfia e sgonfia la pancia. Pianissimo, distendi le braccia, ti stiracchi un attimo e ci mettiamo pancia su, in posizione supina. Ginocchia al petto. Dondola un po' a destra, un po' a sinistra, massaggia un po' la tua schiena. Piano ti fermi al centro, fuori l'aria, strizza bene le ginocchia al petto, inspira, distanzia un po' le ginocchia dal petto,
fuori l'aria, ginocchia al petto, inspira, le ginocchia si allontanano un po' dal petto, continua con il tuo respiro, e piano ti fermi, appoggia bene i piedi alla larghezza del bacino, spingi bene su con i, spingi con i piedi, vieni su con il bacino, avvicina un po' le scapole, incrocia le dita delle mani dietro la schiena, spingi bene con le mani via il pavimento, spingi con i piedi via il pavimento. Mani spingono giù, piedi spingono in giù, il pube spinge in su. Libera le mani e lentamente scendi giù con la tua schiena. Distendi le gambe, palmi verso l'alto e lascia cadere bene giù la testa. Accogli tutti questi raggi del sole, diventa come un pannello solare. Lascia che questi raggi penetrino bene, scaldino non solo la superficie ma anche l'interno. Che nutrino bene il corpo. Facciamo rotolare la testa un po' a destra, un po' a sinistra. E piano ci mettiamo su un fianco. E con calma ci mettiamo in posizione seduta. Si è scaldato subito. Facciamo cadere bene giù le spalle. La prima fase del lasciare andare, la prima fase del rilascio è un lavoro attivo. Poi devi abbandonarti, ma la prima fase deve essere attiva, proprio lascia andare giù, proprio attivamente, lascia andare, come aprire le mani. La prima fase è attiva. Poi rilascia. Lascia andare bene giù le spalle, quasi portale giù. Pollice e indice si sfiorano. Entra in questo territorio che non capisci bene se si toccano o non si toccano. Questa sorta di ambiguità, questa relazione un po'... magnetica quasi, quasi c'è una relazione ma c'è uno spazio in mezzo. Non dovresti sentire le dita appiccicate, dovresti sentire quasi quasi che le dita si spostano l'una rispetto all'altra. Occhi chiusi, rivolti verso la radice del naso, mandibola rilassata. Appoggia la lingua sul palato duro, sulla parte alta della cavità buccale e risuoniamo con un om. Mani davanti al cuore. Namaste.
una delle cose più difficili da digerire nella pratica yogica è quando incontri, è un'esplorazione del corpo e della mente. A volte incontri qualcosa che non ti piace, qualcosa che senti male, no? Allora devi affrontare questo. Nello yoga lo si fa in maniera molto dolce, cioè non è che se senti una tensione, hai un problema, anche mentalmente, no? Senti che la mente scappa via, non è che la richiami con violenza, ma piano piano, si usa dire come la goccia scava la roccia, la richiami, no? Se la mente va via, cosa fai stasera? Tu semplicemente la richiami, torna qua, dopo scappa via di nuovo e tu torna qua, con eterna pazienza. E stessa cosa nel corpo, se senti una struttura rigida, qualcosa che non si vuole liberare, con calma. Sì, ci vuole tanta pazienza. La pazienza è una virtù, è un prerequisito quasi indispensabile nello yoga, che a mio avviso viene poco spesso evidenziato, perché viene dato come sottointeso quasi. Cioè è ovvio, no? Uno che fa yoga deve mettere subito sul campo, deve essere subito disposto ad avere un po' di pazienza, ecco, sì. Siamo già mal voluti da tutti, adesso anche che ci siamo un gruppo di fanno yoga ladri, no, fregati. Cioè? Ah, sì, no, sì. Ah, beh, sì. Ma non so, posso dirti la mia sensazione, la mia idea, dopo... La tipa è andata là dalla... Non c'è, no? È andata là dalla macchina, con tutto il suo coso. Aveva chiuso la macchina, aveva messo il coso sopra la macchina. Succede anche a me. Siamo tolti il telefonino. Lo appoggio sulla macchina, non so per quale motivo, e vado via. Dopo non so il telefono, vado là appoggiato sulla macchina. Dio, poi non è che siamo tanto volpi, un ladro che dice... C'è proprio... Ma ancora sta Sì, sì. Ma comunque lei ha detto che è andata in macchina con il giubbotto e che l'hanno dato le chiavi della macchina. Non è razionale, sì. Sì. Lei è andata a prendere il giubbotto in macchina e ha detto che durante questo... Lei è andata a prendere il giubbotto e gli ha dato le chiavi della macchina. Le altre posti, sì. Ma dopo andiamo via. Andiamo per i Ciao a tutti voi sul web, se c'è qualcuno che vuole scrivere qualche messaggio, controllo qua un attimo. Se c'è qualche messaggi principali? No. Ok. Niente, allora vi saluto e ci vediamo, penso, stasera, in qualche maniera. Però che... Trovo anche lo stream. Ma avete finito?